Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi mostro questo box di Kiehl's. This is not a pizza box, skincare to love, che trovo che sia perfetta anche come idea regalo ed è in alternativa per il Natale o perché no, da regalare e regalarsi. Allora, comprende vari prodotti, è proprio fatta, scusate, ma ve devo fare da vedere, proprio fatta a box della pizza, dove abbiamo diverse linee: squalano, calendula, lavanda, argilla, avocado, ginseng grosso e squalano e cocco per vari usi. Ed è scritto qua: Morning Routine, Midnight Dextrose, Hydra Glow e Body Care. Quindi un set perfetto per tutte le tipologie di pelle e per tutti gli usi e per tutti i momenti della giornata. Allora, prezzo, volete sapere, credo. Allora, questo mi è stato inviato, però ho guardato online. Il prezzo è di 69 euro all'incirca, ma ho visto adesso che su alcuni siti è scontato a 59. Quindi, se vi interessa, lo tenete presente e vedrete che ci saranno anche delle offerte. Kiehl's è un marchio che mi piace tantissimo e quindi andiamo ad aprirlo e vediamo cosa contiene. Mi dispiace un po' distruggere questa confezione, ma non possiamo tenerlo così. Ok, scusate, ma questa cosa non l'avevo vista. Sì, sono tutti diversi. Partiamo col primo, che è la Morning Routine. Dietro dice che cosa c'è, quindi non è uno, non ci sono spoiler, ecco. E guardate la confezione. Stupenda. E se io spostassi la candela e gli appoggio qui. Ok, partiamo con il primo, che è quello dedicato al squalano calendula ed è per la morning routine. Eccolo qua. I prodotti sono questi. Ok, e abbiamo, eccolo qua, Ultra Facial Cleanser da 30 ml. Mi piace molto, è un detergente che pulisce bene la pelle senza però lasciarla secca. Cercavo di capire, volevo vedere un attimo la confezione, no, è proprio fatto così. Ecco, sono anche un po' stupida perché c'è scritto, la descrizione c'è, quindi anche senza che ve lo dica io si capisce cosa dice. Questo dice che è detergente viso con pH delicato. Poi abbiamo il tonico viso lenitivo, leggo. È il Calendula Herbal Extra Toner Alcohol Free ed è un 40 ml. Dopo la lezione il tonico ci va. Consiglio il tonico di applicarlo picchiettando con le dita e non con i cotoncini perché comunque assorbono troppo prodotto e lo vanno a sprecare. Con le dita usiamo solo la quantità giusta. E poi, ultimo, crema viso effetto idratante 24 ore ed è la Ultra Facial Cream da 28 ml. Mi piace, è idratante, ma non è grassa, quindi non so se come si apre per farvi vedere. Aspettate. Mi piace anche il fatto che sia sigillata, ma magari se si potesse aprire non mi dispiacerebbe. È bella sigillata, ecco, non vorrei usare i denti, non sono così. E comunque, mentre cerco di aprirla, vi dico che è bella, idratante, ma non è ricca, quindi non è unta, va bene anche per la pelle mista. E niente, non guardate. Sì, ho usato i denti. Eccola qua. Questa è la prova che è bella, bella sigillata. La crema è questa. Vedete? È fresca, idratante, ma non unge. Mi piace tantissimo. E adesso però io vorrei andare al secondo set perché questo mi è piaciuto tanto. Cioè, belle queste confezioni. Le scatole le riutilizzerò sicuramente, mi piace molto. E andiamo al secondo, appoggio qui. E il secondo è il Midnight Detox. Fatto così. Ok. E dentro abbiamo, con lavanda argilla, crema viso notte rimpolpante ed infatti c'è la Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. La confezione è un 14 ml, ne basta poco, è super idratante.
E qui abbiamo lavanda e argilla. Ah, intanto che c'è quell'appello, c'è scritto: mentre dormi, i tuoi prodotti skincare lavorano per te, scopri al risveglio una pelle radiosa, rimpolpata e dall'aspetto più giovane. Ecco qua, ce l'ho fatta. La crema è questa, azzurrina. Vedete com'è? È ricca, è molto ricca, con un bel profumo di lavanda. Bella ricca, ma lo stesso discorso, non è unta. Ricca ma non unta, quindi la pelle l'assorbe senza però andare a buttare fuori, anche per la pelle mista. Siero viso notte con effetto rigenerante, e questo mi piace tanto. È il Midnight Recovery concentrato, ok. E questo, la confezione è un 15 ml. Questo è un siero bello potente, ma allo stesso tempo che assorbe immediatamente. È una cosa particolarissima che amo. E il profumo di lavanda, vedete, resta un pochino unto, ok? Ma asciutto, cioè non so come dirlo, è perfetto per tutti i tipi di pelle, no, aiuto, non solamente per quella secca, anche per la pelle in inverno, per la pelle mista, e va ad assorbire, forse perché la ripara un po', non lo so. Aiuto, questo che dovrò bere. Maschera viso purificante con argilla bianca, la Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Questa la adoro letteralmente. È la 14 ml, è una maschera per il viso, come c'è scritto, con le mani unte non l'aprirò mai, ma mi piace perché ha argilla, adesso ve la apro comunque. Argilla che asciuga bene il viso ma non lo secca, quindi si sente la differenza dal prima al dopo senza però andarla a seccare. Io a questo punto vado a prendere, eccoci qua, una salviettina struccante, non è proprio il prodotto migliore, ma queste ho per andare a togliere l'olio dalle mani in modo da poter aprire la maschera, che non so se è aperta dentro o è sigillata, ma adesso lo scopriamo. Perché devo farvela vedere, l'avevo trovata, poi me l'hanno inviata e poi l'ho anche comprata. È questa qui. Quindi questo è un bel prodottino in travel size, che però si possono fare più utilizzi solo nella zona T oppure per tutto il viso, e poi decidere se vale o no. Per me vale. E per il momento sono assai soddisfatta di questi prodotti. Poi abbiamo Hydra Glow, che forse andava prima della notte, però vabbè, che è avocado e ginseng rosso. La confezione è questa e andiamo ad aprirla perché all'interno troviamo, ok, un attimo che si è spostato, ma lo recuperiamo. Ecco, è fatto così. Dice: regala un boost di luminosità al tuo sguardo e al tuo viso con una routine pro. Confezioni fantastiche. Primo prodotto, contorno occhi con avocado. Mi piace, anche se non è quell'eccellenza che tutti dicono. Funziona bene, questo è un 14 ml. Funziona bene, sì, bello idratante, ma non è quel, almeno a mio avviso, questo qui è un prodotto nutriente, idratante per il contorno occhi. Non è, forse perché ho bisogno di più, ho bisogno di un prodotto che mi vada anche a, bello nutriente, ma assorbe subito, anche a togliere le borse, quindi forse non è solo quello, però funziona, quello che dice lo fa. Andiamo avanti con il siero viso con acido ialuronico, e questa è una fialetta da 4 ml, ma è super super concentrata, quindi in pochissimo prodotto, e a voi ve ne bastano pochissime gocce, cioè proprio magari una goccia vi servirebbe anche, però ecco, ve ne basta poca perché è super concentrata. Vedete, con una goccia fate tutta la mano tranquillamente, con 2 o 3 gocce fate tutto il viso. E questo è proprio acido ialuronico, proprio un booster. E a me piace tanto.
cercavo di dire se c'era qualcosa in più, ma no. Ecco, io questo qua lo utilizzo nella mezza stagione. Oppure quando mi serve, faccio una maschera, ma non di quelle purificanti, poi voglio un'idratazione in più, senza però appesantire. Andiamo a proposito di maschera, maschera viso nutriente idratante con avocado, a proposito di maschere. Ecco, questa sinceramente non l'ho provata, probabilmente perché non è adatta al mio tipo di pelle, è una maschera nutriente. Piace, è solida, ok, la proverò. Magari in inverno. 10 grammi in inverno potrebbe andare, che non ho provato, ma perché no? Proviamola, anche perché in inverno è il periodo in cui la pelle un pochino ne risente, non tanto per il fatto di essere secca, ma per il fatto di essere disidratata, irritata dal freddo, dal vento, quindi un qualcosa più concentrato ci sta. Siamo già arrivati alla fine, ero abituata con i video che parlavo. Body care, perché trattiamo anche il corpo, questa qui. Ok, e dentro troviamo, un momento che si sono un attimo dispersi, eccoci qua, questi, per ogni zona una coccola speciale, prenditi cura della tua pelle con formule specifiche per capelli, corpo e mani. Ok, allora abbiamo shampoo delicato per lavaggi frequenti, amino acid shampoo con olio di cocco puro 65 ml. Solido? Ok. Allora, di questo io mi ricordo di aver provato qualcosa, potrebbe essere? Sì, il profumo sa di cocco. Allora, secondo me ho provato il balsamo. Che qui non c'è, perfetto. Il balsamo mi piace molto, lo shampoo non lo so, ma lo proveremo assolutamente. Poi crema idratante per il corpo, questa l'ho provata, mi piace. 30 ml è questa qui. Questa è super ricca, ma assorbe velocemente, quindi dopo potete tranquillamente rivestirvi alla veloce. Esatto, vedete il fatto che è proprio ricca. Sì. È ricca, super idratante, ma ad assorbimento rapido, perché in inverno vogliamo una coccola comunque bella ricca, bella idratante, anche un po' da massaggiare, però per poi rivestirci, perché inizia a fare freddo, no? E quindi questa è una buona idea. Mentre questa la conosco, crema ricca per mani secche e screpolate, che è la Ultimate Strength Hand Save, 30 ml. Questa la conosco, mi piace, soprattutto alla sera, perché è bella ricca, quindi bella idratante, e poi dopo da applicare, ad esempio prima di andare a letto, questa è una super crema mani, perché va a riparare, c'è scritto mani secche e screpolate, però non lascia strato, non lascia unto, e il profumo, profumo ha? Mi ricorda. Mi ricorda un po' la lavanda che però non ha. E vedete, cioè, è già asciutta, però le lascia morbidissime. Quindi se sono anche un pochino screpolate, non proprio quelle con i tagli, però un pochino screpolate dal freddo, oppure anche per i lavori domestici, queste fantastiche. E niente, questo era tutto il set della This Not a Pizza Box di Kiehl's, che trovo che sia perfetta anche come idea regalo, soprattutto per chi ama la skincare e perché abbiamo davvero tantissimi prodotti, oppure per conoscere il brand con prodotti in travel size, ma comunque di un formato facile da poter utilizzare. A questo punto fatemi sapere voi se proverete questi prodotti, se vi sono piaciuti, se comunque vi ho incuriosito e vi ho fatto conoscere qualche prodotto nuovo ed è qualcosa che vi può interessare, e io come sempre spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!